Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo convocato e ringrazio della presenza di ognuno di voi questa conferenza stampa per raccontare un po' quello che è avvenuto in termini di studi scientifici rispetto all'utilizzo della ventilazione meccanica controllata nelle aule delle nostre scuole marchigiane. È uno studio iniziato praticamente nella parte terminale dello scorso anno e proseguito fino a qualche giorno fa. E per questo ringrazio sia il professor Luca Ricolfi, che saluto, è collegato da remoto, e anche il professor Giorgio Bonanno, anche egli collegato da remoto. Non vado oltre, passo per la presentazione dei risultati. Subito la parola al professor Luca Ricolfi. Buongiorno Presidente, grazie. Voglio dire innanzitutto che per la Fondazione David Hume, che io qui rappresento, è stato un grande onore, ma soprattutto una straordinaria esperienza scientifica fare questo percorso di ricerca con voi. Credo sia uno dei primi, se non il primo caso nel mondo di ricerca sul campo, sugli effetti della ventilazione meccanica controllata. Questa ricerca è stata possibile per l'impegno di voi tutti, che ringrazio, ma voglio dare un ringraziamento particolare all'assessore Baldelli e a Marco Pompili, che ha fatto un lavoro enorme, straordinario e mi permetto di aggiungere mostruoso di raccolta e organizzazione dei dati. Senza quel lavoro non saremmo qui a discutere dell'impatto della ventilazione meccanica controllata. Noi abbiamo pensato di dividere la presentazione della ricerca in due parti. Una prima parte di discussione del problema della qualità dell'aria e delle modalità di trasmissione del virus SARS-CoV-2 a cura del professor Buonanno, che parlerà subito dopo di me. Dopo questa presentazione di tipo scientifico-ingegneristico del problema della trasmissione del virus e dei suoi canali di trasmissione, io vi riferirò sui risultati che abbiamo ottenuto studiando le cose sul campo, cioè nelle classi, circa il 3% del totale, su cui è stato possibile controllare gli effetti dell'introduzione della ventilazione meccanica controllata. Quindi cedo la parola al professor Buonanno. Giorgio Buonanno dell'Università di Cassino e dell'Università di Queensland in Australia. A te, Giorgio. Grazie Luca. Allora condivido molto velocemente lo schermo perché ho 10 minuti di tempo. Allora, la mia presentazione, innanzitutto mi fa piacere partecipare a questo incontro che è figlio di un'iniziativa, direi finalmente virtuosa anche in Italia. Il mio intervento sarà sulla cosiddetta trasmissione aerea di agenti patogeni, un intervento molto breve, più comunicativo che di approfondimento. Però vorrei partire da chiamiamola una pillola di storia della trasmissione aerea, per capire il perché fino ad oggi ancora si neghi questa modalità importante di trasmissione del virus. Allora dovete pensare che fino alla fine del 1800 noi pensavamo che le malattie respiratorie si trasmettessero con l'aria, era l'aria infetta che potesse trasmettere e con la teoria dei miasmi. Poi ci fu la teoria dei germi che stravolse tutto e praticamente si associò la trasmissione delle malattie alla prossimità. E questo comportò la negazione assoluta di quello che poi avvenne dopo, cioè il riconoscimento piano piano che alcune malattie si potessero trasmettere appunto per via aerea. Nonostante questa ritrosia o questa negazione, in realtà noi abbiamo tanti esempi in cui, a partire dalla tubercolosi o dalla spagnola del 1918, si capiva che c'era una differenza tra ambienti chiusi e ambienti aperti.
questo era notissimo agli ingegneri, perché già dalla fine del 1800 la ventilazione era vista, è vista da allora, come una delle possibili misure per proteggere gli ambienti chiusi, anche nelle scuole. Qui trovate un'immagine presa da questo testo del 1899. Ora, io faccio parte di un gruppo di cosiddetto dei 36 che fin dall'inizio di questa pandemia ha cercato di portare, diciamo, a fattor comune con le autorità sanitarie e le autorità politiche il problema della trasmissione aerea. Trovate qui una parte della corrispondenza che abbiamo avuto con il direttore dell'OMS. La risposta dell'OMS è stata fin dall'inizio che il Covid non si trasmette per via aerea, e questo a cascata ha portato alla chiusura anche delle autorità nazionali. Non ci siamo fermati in questa attività di confronto, e a partire dal luglio 2020, con una famosa lettera scritta da noi 36 e sottoscritta da 239 scienziati, c'è stata una prima apertura che direi adesso è definitiva da fine del 2021. Però se dietro un'apertura di facciata si può dire che c'è stato un successo, in realtà nulla si è mosso in termini pratici. Allora, qual è l'errore, il grande errore che si è commesso nella gestione di questa pandemia? L'errore consiste nell'aver considerato la trasmissione legata ai famosi droplets, che altro non sono che particelle molto grandi che cadono appunto in prossimità della persona infetta. Questa modalità di trasmissione potrebbe essere contrastata semplicemente con l'adozione del distanziamento e del lavaggio delle mani, perché ovviamente queste goccioline, cadendo su superfici, possono infettare altre persone. In realtà queste misure non funzionano, ma non funzionano non perché sono, come dire, insufficienti per questi meccanismi, ma perché esiste un terzo meccanismo di trasmissione, che è quello più importante, che è quello appunto per aerosol. Senza entrare nel dettaglio, dovete immaginare che ogni persona in ogni atto respiratorio, quindi quando parla, respira e così via, emette goccioline molto piccole, come se fosse del fumo di sigaretta, invisibile, che esce appunto dalla bocca. Chiaramente, e ci si infetta in questo modo quando si inala questo fumo di sigaretta. Ora, se io sto all'aperto, basta il distanziamento per essere in sicurezza, e questo ha fatto sì che tutto l'utilizzo diffuso delle mascherine all'aperto è risultato assolutamente inutile, è inutile. Mentre per contro, negli ambienti chiusi, la gestione dell'ambiente chiuso è risultata assolutamente insufficiente, perché il fumo, una volta che va nella stanza dove è presente la persona, deve essere in qualche modo tolto dalla stanza o limitato. E qui entra in gioco la ventilazione, perché l'unico modo, diciamo, ingegneristico, ma io direi l'unico modo, per poter ridurre il rischio una volta che io immetto queste particelle virali. In realtà esiste una strategia degli interventi. Bisogna prima di tutto mitigare la sorgente, cioè la persona che sta emettendo in quel momento carico virale. E c'è una differenza enorme se la persona parla o respira, c'è un fattore 10, addirittura 100 se parla ad alta voce. Quindi pensate, in una classe scolastica, se c'è un insegnante infetto, l'insegnante che spiega ad alta voce emette 100 volte di più rispetto alla stessa persona che è in silenzio. Poi nella seconda strategia di mitigazione entra la ventilazione. Ora, che cos'è la ventilazione? La ventilazione è il ricambio dell'aria. Questa ventilazione può avvenire in maniera naturale, quindi aprendo le finestre, o anche non aprendo le finestre c'è una ventilazione naturale, o con una ventilazione meccanica controllata.
La differenza è enorme nella ventilazione naturale o aerazione, quindi non usate il termine aerazione meccanica perché è assolutamente errato. Nella ventilazione naturale ovviamente è semplice, basta aprire le finestre per aumentarla, ma non c'è il controllo di quanta aria sta effettivamente entrando. Nella ventilazione meccanica ho il controllo di quello che entra e posso avere anche un risparmio energetico se gestisco in qualche modo la trasmissione del calore tra l'aria che entra e l'aria che esce. Accanto ai sistemi di ventilazione ci sono poi sistemi di filtrazione, i cosiddetti purificatori di vario tipo, non ho il tempo per entrare in dettaglio, ma un purificatore non fa altro che prendere l'aria dell'ambiente, la passa in un sistema che toglie l'inquinante o il virus e rimette la stessa aria nell'ambiente. Quindi in realtà è gerarchicamente un livello un po' inferiore rispetto alla ventilazione meccanica controllata. Cosa abbiamo fatto in questi, o altri tre minuti, cosa abbiamo fatto in questi 2 anni? Tantissimi lavori scientifici. Una dei lavori più interessanti è riguardato un modello teorico che permette, e sarà presentato qualche risultato forse anche da lui, ne parlerà forse il professor Rigolfi, questo modello permette di valutare quella che è l'emissione di una persona, cioè quanto virus emette una persona infetta. Sulla base degli interventi posso stimare il rischio e mitigarlo, e lo abbiamo applicato in tutti gli ambienti chiusi, dalle palestre, teatri, automobili, teatri e così via. In particolare per le scuole si è visto che, soprattutto per le varianti ultime, dalla Delta in poi, sono necessari, oltre a misure protettive come nel caso delle mascherine o del microfono quando abbiamo un'alta incidenza, un numero di ricambi elevato, cioè bisogna considerare almeno 5-6 volumi ora. Questo rende particolarmente importante la gestione ingegneristica dell'ambiente. Ora chiudo con l'ultimo concetto. In realtà questa attività che è stata fatta e che ha tanti meriti, dal mio punto di vista è una goccia in quello che dovremmo fare nel futuro. Allora, dovete pensare che nel 1854 ci fu un'epidemia di colera a Londra, dove praticamente ci si accorse per la prima volta che il colera viaggiava nell'acqua delle condutture. E che cosa si è fatto da allora? Si è messa in sicurezza la matrice acqua. Cioè, quando apriamo oggi un rubinetto dell'acqua, noi non pensiamo che da lì possano essere trasmesse delle malattie infettive, come il colera. Ora, noi dobbiamo pensare che oggi, con questa pandemia, siamo nella condizione di iniziare un nuovo processo che deve necessariamente mettere in sicurezza gli ambienti chiusi, per esempio le classi scolastiche, non delegando la sicurezza della singola persona alle misure protettive individuali, perché secondo me la responsabilità della protezione in un ambiente chiuso è responsabilità di chi ha la gestione di quell'ambiente chiuso. Questo sarà il futuro, perché come le persone hanno diritto di respirare aria pulita da inquinanti, hanno anche diritto di respirare aria pulita da agenti patogeni. Ho chiuso, Luca, in 10 minuti esatti. Eccezionale precisione nei tempi, cercherò di emularti e di stare in 8 minuti. Bene. Bene, cosa abbiamo fatto con i dati che la Regione Marche ha messo a disposizione della Fondazione Hume? Abbiamo fatto un classico lavoro di statistica, cioè abbiamo costruito una sorta di esperimento naturale nel quale abbiamo messo a confronto le classi, circa il 3% del totale, in cui era stato installato qualche tipo di dispositivo di ventilazione meccanica controllata, con il restante numero delle classi, circa il 97%, in cui non era presente nessun dispositivo.
confrontando questi due insiemi, abbiamo cercato di misurare qual è l'impatto della ventilazione meccanica controllata sulla trasmissione del virus. Salto immediatamente ai risultati e li riassumo così. Primo, l'impatto c'è, è molto forte, è statisticamente significativo, e qui veramente devo ringraziare Pompili, perché senza tutti i dati che ci ha trasmesso non avremmo raggiunto la significatività statistica. L'analisi del mese di gennaio è stata fondamentale per raggiungere la significatività statistica, ma non solo, l'impatto è generalizzato, cioè noi lo ritroviamo in qualsiasi modo noi sottocampioniamo, splittiamo il campione. Noi possiamo dividere, per esempio, Ancona da Macerata, da Ascoli Piceno, e andare a controllare in ogni provincia che cosa succede, e in ogni provincia noi troviamo un impatto apprezzabile della ventilazione meccanica. Così in ogni ordine di scuola. Così, anche se distinguiamo le classi in piccole, medie e grandi, la relazione si ripresenta. Quindi non è solo una relazione forte statisticamente significativa, ma è generalizzata, cioè viene ritrovata all'interno di qualsiasi sottoinsieme dei casi noi consideriamo. Infine, l'entità dell'impatto è molto simile a quella che l'ingegner Buonanno ha potuto calcolare sulla base di elementi completamente diversi di natura ingegneristica. Questo è il primo fondamentale risultato della ricerca. Ma quant'è questo impatto? Beh, l'impatto in realtà dipende dalla portata massima dei macchinari installati. Questo è forse il risultato più significativo. Il professor Buonanno ha detto, sulla base di considerazioni teoriche, che occorrono 5 o 6 ricambi ora. Ebbene, la ricerca ha ritrovato esattamente questo risultato. C'è un salto molto netto tra una classe in cui vengono installati degli impianti che assicurano 3-4 ricambi ora, rispetto a una classe in cui gli impianti installati assicurano 5-6 o anche più di 6 ricambi ora. Quindi abbiamo anche un problema di soglia. Non basta mettere la ventilazione meccanica controllata nelle classi, occorre garantirsi un numero degli apparecchi di portata massima adeguata e naturalmente il mantenimento di questi apparecchi a un regime sufficiente a garantire l'adeguato ricambio dell'aria. Ultimo risultato: se non c'è la ventilazione meccanica controllata, e solo se non c'è la ventilazione meccanica controllata, diventa molto importante la dimensione delle classi, cioè le classi che sono più numerose hanno un rischio individuale sensibilmente più alto, dell'ordine del 30-40% più alto rispetto alle classi piccole. Quindi, se ragiono in termini di policy, se uno dovesse investire dei quattrini per ridurre il numero medio di allievi per classe, conviene farlo nei posti in cui non si è ancora riusciti a installare la ventilazione meccanica controllata. Un'ultima considerazione, forse sto in meno di 8 minuti perché ho già quasi finito. Quanto è grande l'impatto della ventilazione? Beh, la slide che vedete ve lo mostra molto chiaramente. Fatto 100 il rischio individuale in una situazione in cui non c'è ventilazione meccanica controllata, colonnina rossa, si scende a un rischio di 60 per impianti di bassa portata, si scende a 33 circa per impianti di 500-700 metri cubi ora, e infine si crolla a 17,5 per impianti con portata massima di 700-1000 metri cubi ora. Cosa vuol dire che scendiamo a 17,5? Beh, vuol dire che scendiamo a un fattore che è un quinto. Possiamo, diciamo, riguardare il grafico che avete sotto mano, ragionando non in termini di percentuali, ma in termini di fattore di abbattimento. Ebbene, nella terza colonnina il fattore di abbattimento è 3, perché si passa da 100 a 33,2.
ma nell'ultima colonnina, 17,5, il fattore di abbattimento è compreso fra 5 e 6, perché 17 e 5 è più è meno di un quinto di 100. Ora, per capire quanto ampio sia questo fattore di abbattimento, possiamo fare una prudente comparazione con il vaccino. Il vaccino è fondamentale e insostituibile come meccanismo di protezione dalla malattia grave e dalla morte. Quindi noi sarà bene che continuiamo finché non abbiamo altri strumenti a vaccinarci. Però il vaccino è molto meno efficace dal punto di vista della trasmissione. Cioè il vaccino funziona bene per non farci finire in ospedale, funziona molto meno bene per impedire la trasmissione del virus. Le stime che ha prodotto l'Istituto Superiore di Sanità sull'abbattimento del rischio di trasmissione danno dei valori vicini a 2. Cioè il vaccino, se va male, dimezza il rischio, se va bene un pochino più che dimezza, ma non arriva nemmeno a dividerlo per 3. La ventilazione meccanica controllata invece ha un fattore maggiore di 5 di abbattimento. Quindi possiamo dire in modo molto sintetico che dall'esclusivo punto di vista del rischio di trasmissione, la ventilazione meccanica controllata fatta bene, cioè con un numero adeguato di ricambi ora, ha una capacità di contenimento della circolazione del virus doppia rispetto a quella del vaccino, almeno doppia. Grazie, credo di essere stato negli 8 minuti. Grazie professor Ricolfi, grazie anche al professor Buonanno. Vi chiederei di rimanere, rimanere collegati, certo, perché dopo i saluti, gli interventi degli assessori, magari potranno esserci delle domande dei giornalisti presenti e credo che sarebbe interessante sapere le vostre risposte. Ora, iniziando l'assessore Baldelli, un saluto della Giunta. Grazie Presidente, grazie al professor Ricolfi e ai suoi collaboratori, alla sua fondazione per questo studio che conferma la scelta della Giunta Acquaroli, dei suoi assessori, dico al plurale perché la capacità del Presidente Acquaroli di fare squadra su ogni tema, anche qui l'abbiamo voluto fare, ha portato ai risultati che ci ha descritto oggi il professor Ricolfi e il professor ci hanno descritto il professor Ricolfi e il professor Buonanno. Ne eravamo certi perché le evidenze scientifiche c'erano sul funzionamento e l'efficacia della ventilazione meccanica controllata e sin da subito avevamo voluto come giunta garantire ai nostri ragazzi il benessere in aula, stanziando risorse del bilancio regionale per un intervento di competenza precipua del Ministero. Ma il Ministero aveva scelto purtroppo un'altra strada, quella dei banchi a rotelle. Noi invece ritenevamo di seguire la ricerca scientifica e eliminare per i nostri ragazzi o cercare di contenere per i nostri ragazzi il ricorso alla didattica a distanza. Quindi abbiamo investito una parte dei 9 milioni, perché abbiamo stanziato 9 milioni di euro per coprire circa il 25% delle esigenze degli istituti scolastici marchigiani, sia provinciali che comunali. Ora chiediamo al governo, e poi mi taccio passando la parola ai colleghi, di veramente invertire la rotta, di investire circa i 2 miliardi che sono necessari in Italia per garantire la salubrità nelle aule scolastiche per i nostri ragazzi, per il personale docente e non docente, ricordandoci poi che la ventilazione meccanica controllata o altra anche altra tecnologia è utile per garantire la salubrità e
non solo nei confronti del Covid, ma nei confronti anche di altre patologie negli ambienti frequentati dai nostri ragazzi. Quindi chiediamo al governo di investire l'1% del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per garantire la salubrità e la reazione nelle aree scolastiche. Chiediamo al governo di individuare immediatamente le linee guida per le regioni, per i proprietari degli immobili che individuano la migliore tecnologia per installare la ventilazione meccanica controllata nelle nostre aule e non si perda ulteriore tempo, perché ricordo anche, lo ricorderà anche il presidente Acquaroli, quando presentammo come Regione Marche la misura della ventilazione meccanica controllata, abbiamo sentito anche diverse critiche alla nostra misura, perché era conveniente aprire le finestre delle nostre aule scolastiche. Al di là del fatto che l'apertura può garantire un ricambio omogeneo all'interno degli ambienti, io chiamerei alcuni di questi esponenti, a volte che siedono e hanno responsabilità maggiori rispetto alle nostre, a venire in inverno in una degli istituti scolastici o in una delle aule del nostro territorio, magari degli Appennini. Grazie. Ora la parola all'assessore Latini. Buongiorno. Funziona? Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora, noi sicuramente siamo molto soddisfatti intanto di questo monitoraggio che è stato fatto, che certifica la scelta iniziale della Giunta, perché è stata una delle prime iniziative che abbiamo messo in campo. Citava prima l'assessore Baldelli del fatto dei 400 milioni che il governo italiano aveva stanziato per i banchi a rotelle, mentre la Germania nello stesso periodo stanziava 500 milioni di euro invece per gli impianti di aerazione meccanica. E quando stavo in Parlamento era una delle altre battaglie, insomma, che si stavano portando avanti insieme agli altri colleghi. Quindi, ecco, sono contenta. Poi dopo la Regione Marche, insomma, insieme ai miei colleghi siamo riusciti a portare avanti concretamente questa battaglia che era stata portata avanti a livello nazionale, che invece il governo ancora si ostinava a non capire l'efficacia di tale misura. Quindi ecco, io penso che come regione siamo la prima regione in Italia che ha fatto un piano strutturale nell'ambito della salubrità delle aule, perché poi l'obiettivo era quello di far sì che i nostri studenti rimanessero il più possibile in presenza all'interno delle aule per scongiurare la didattica a distanza, che sappiamo i danni che ha portato in questi ultimi anni anche nell'ambito dell'apprendimento scolastico. Abbiamo appunto dei dati certificati dalle prove Invalsi, quindi avere avuto insomma una prontezza in questo ambito è stato importante, perché poi sono misure che noi ci ritroveremo avanti anche quando il Covid non ci sarà più, perché qua parliamo di salubrità dell'aria e quindi parliamo anche di far sì che ci sia un'attenzione anche per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, riguarda anche la presenza di allergeni nelle classi, perché sappiamo quanto stanno aumentando anche le patologie asmatiche appunto nei confronti delle nuove generazioni. Quindi ecco, io penso che bisogna continuare con questa implementazione di impianti e di sanificatori, perché il totale delle misure sono state circa 12 milioni di euro, lo ricordava l'assessore Baldelli, 9 milioni per gli impianti di aerazione meccanica e anche per l'acquisto con altre risorse anche dei sanificatori, perché dobbiamo considerare anche il fatto che magari devono essere valutate bene queste due misure, perché dove ci sono delle scuole che sono attigue a centri di inquinamento, magari è migliore
la misura del sanificatore, mentre in altri casi è ovvio che la reazione meccanica può essere ancora più efficace. E quindi ecco queste modalità anche di distribuzione di queste misure che puntano all'obiettivo di rendere sicuri gli ambienti scolastici, ma anche tutti gli ambienti, devono essere ben valutate. Quindi questa è sicuramente una misura che adotteremo giunta come piano di approfondimento. Non mi dilungo oltre perché lascio la parola a Saltamartini, il nostro assessore. Oppure no, va bene Saltamartini. Io sarò telegrafico per ricordare che oggi siamo in zona bianca, non per tanto merito nostro, ma perché siamo riusciti a fare delle cose importanti. Ricordo 4 punti: la prevenzione con i purificatori nelle scuole, di cui stiamo parlando oggi. Ne parlò per prima la collega Latini e sembrava veramente una marziana che scendeva sulla terra, ma a Baldelli l'ha subito corroborata e insieme, mettendo insieme tutte le risorse, mi avete portato via Pompili per molto tempo, ma questo poi non si può ripetere perché quella è una risorsa preziosa per la sanità e quindi raggiungiamo questo obiettivo. La seconda questione che vorrei sottolineare qui, in zona bianca, i palazzetti e lo sport, i tamponi di massa a cui sono seguiti i vaccini di massa, con cui siamo riusciti solo nel mese di gennaio, dal 10 gennaio al 20 gennaio, al 30 gennaio, a somministrare 500.000 vaccini. I monoclonali da novembre del 20, quando abbiamo appreso che questa misura poteva essere farmaceutica, poteva raggiungere gli obiettivi, e siamo stati una delle regioni più virtuose. Naturalmente gli anticorpi monoclonali hanno impedito in parte le ospedalizzazioni e non per ultimo la produzione dei rimedi farmaceutici anti-Covid, la produzione della nostra regione che presto toccheremo con mano con Pfizer ad Ascoli Piceno. Quindi siamo stati una regione che si è mossa nel contesto nazionale dimostrando capacità, innovativa e soprattutto grazie anche a tutto il personale sanitario abbiamo dimostrato di avere un servizio sanitario efficiente, pur con i limiti, le carenze di una pandemia così violenta come quella che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni. Grazie. Grazie Assessore. Io prima di chiedere se ci sono domande volevo fare una considerazione e un ringraziamento. Parto dalla considerazione. La considerazione riguarda la volontà di proseguire su questo efficientamento delle nostre aule, perché ritengo, come diceva bene anche l'anno, se pretendiamo giustamente il diritto di avere acqua che possa essere salubre, è giusto nei luoghi pubblici avere anche l'aria salubre. Quindi approfondiremo il tema, cercheremo di dotarci delle giuste scelte e faremo nel corso degli anni, compatibilmente con le risorse a disposizione, investimenti in questo senso. Lo faremo perché crediamo che la salubrità appunto dell'aria e la qualità degli ambienti che noi viviamo quotidianamente, che vivono i nostri ragazzi, ma che viviamo noi negli ambienti pubblici, possano essere un elemento importante anche per contrastare altre patologie, non solo il Covid. Quindi la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua anche come qualità della vita. E dall'altra parte volevo fare un ringraziamento perché a lavorare intorno a questo progetto in quei giorni surreali della seconda e della terza ondata sono stati tanti tecnici, sono stati tanti della struttura dell'edilizia e di tutte le strutture, perché poi l'abbiamo detto prima con Piri che ha dovuto fare ormai da 2 anni, oltre 2 anni, fa gli straordinari ogni giorno, quindi si è prestato anche a dare un contributo importante per la ricerca, ma anche al professor Ricolfi che ha creduto in questo strumento anche quando non erano in tanti a crederci. Quindi la ringraziamo professore veramente. Grazie il suo contributo e il risultato del vostro studio è un risultato che non premia quello che ha fatto la Regione Marche, ma premia la possibilità di accedere ad uno strumento come strumento che migliora la nostra qualità della vita e previene
e la possibilità di incorrere in contagi del Covid, ma anche di altre patologie. Quindi grazie davvero da parte della Giunta della nostra regione. Ora la parola, se c'è, a chi la chiede per le domande. Cioè, vedo subito una mano alzata. Arriva il microfono. Sono Castellano della RAI, un chiarimento sui numeri perché ce ne sono tanti. Vedo che le domande ammontano a 187 per 3027 aule. Chiedo in quante aule ci sono gli impianti attivi e funzionanti, se corrispondo, se ovviamente ci sono ancora invece lavori in corso. Le risponderà. E quindi invece quindi è stata su un campione, ovviamente, l'indagine, perché ho visto 300. Questo insomma chiedevo. Sì, dottoressa, allora lo studio è iniziato con l'investimento dei primi 2 milioni su 500 aule dove i ragazzi frequentano le loro lezioni, ma anche in laboratori e in alcuni casi anche in aula mense. Poi vi è stato un secondo finanziamento di 4 milioni di euro che è in itinere e un ulteriore finanziamento che dobbiamo erogare di altri 3 milioni di euro. Questo per la ventilazione meccanica controllata per un importo complessivo di 9 milioni di euro. Anche per questo, prima ho detto, aspettiamo le linee guida del governo anche per l'erogazione dei prossimi fondi. E anche il lavoro che sta facendo la collega Latini, perché prima abbiamo parlato anche di sanificatori e la collega Latini sta lavorando con i propri uffici anche su questo aspetto e anche sulle scelte che adotteremo anche in futuro, proprio perché si sono incrociati i nostri due settori, la collega per quanto riguarda l'istruzione, noi per quanto concerne l'edilizia sanitaria ospedaliera. E poi vi dicevamo prima, c'è anche il collega Filippo Saltamartini che ci ha prestato anche i suoi collaboratori per valutare l'efficacia e quindi anche per registrare i prossimi interventi. In questo momento 500. Poi io magari vi posso integrare che l'acquisto dei sanificatori sono di 798 sanificatori, adesso ci sarà un ulteriore anche qua intervento da 1.803.000 euro. Ci sono altre domande? Non vedo mani alzate, quindi vi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata, ringraziando ancora chi è in presenza e il professor Luca Rigolfi e il professor Bonanno collegati da remoto. Grazie e buon proseguimento.